Tony Capuozzo al Festival dei Comportamenti Umani. Questa sera parleremo del tema difficile, delle guerre, tante guerre che oggi sembrano a volte dimenticate perché sono guerre che magari fanno meno morti rispetto alle guerre passate, anche perché molti giornalisti non vanno più nei luoghi dove si svolgono le guerre a raccontarle o a fotografarle, perché spesso i tagli di budget dei giornali, delle televisioni non permettono più di raccontare dal vivo. Beh, il problema è che noi a Lugo siamo noi italiani, noi della mia generazione, a Lugo siamo stati convinti che con la fine della seconda guerra mondiale il peggio fosse passato. La scuola ci hanno insegnato, giustamente, i campi di concentramento, le pulizie etniche, non si sarebbero mai più ripetuti i bombardamenti delle città, almeno in Europa. Poi, tant'è che quando crollò il muro di Berlino, abbiamo tutti festeggiato pensando che anche il rischio molto eventuale di un conflitto nucleare tra le due grandi superpotenze, anche quello tramontava e l'umanità finalmente poteva dedicarsi alla lotta contro le malattie, contro la fame, per un mondo migliore. E invece, se ci guardiamo alle spalle nell'ultimo ventennio, è un ventennio che è segnato da conflitti spesso inestricabili, alcune volte dimenticati, come dicevi tu. Ecco, si tratta di conflitti che, rispetto ai quali a volte è difficile trovare partecipazione, perché anche l'Europa ha i suoi problemi, anche noi attraversiamo crisi che ci fanno guardare più ai nostri portafogli o ai bilanci familiari, legittimamente, che non ai destini del mondo. E però spesso questi conflitti non avvengono solo lontano, dice un eco che si giunge lontano, solo chi è particolarmente sensibile, poi no, sono conflitti che producono grandi migrazioni, che producono tragedie la cui onda lunga arriva fino a noi. A parte il fatto che poi come paese che è impegnato in un'alleanza militare come la NATO, abbiamo, o che è disponibile a partecipare a missioni sotto l'egida delle Nazioni Unite, abbiamo dei concittadini in divisa in diversi angoli del mondo. Quando noi diciamo che il mondo, tutti, quando noi tutti diciamo che il mondo oggi è più piccolo, diciamo anche che è come un castello di carte, che le crisi, i conflitti apparentemente molto lontano da noi possono avere delle conseguenze anche da noi. E non è solo un problema di, ovviamente il problema delle vite umane è molto importante, è un problema di ripercussioni anche economiche. Come possiamo dire, cosa posso fare di fronte a una tragedia? Però ti accorgi poi quando sale il prezzo del petrolio, quindi sale il prezzo del riscaldamento, sale ancora più del dovuto, sale il prezzo della benzina. Quindi in un mondo più piccolo, nell'allegrarci di essere fortunati di avere a che fare solo con crisi economiche e non con guerre, credo che debba considerare che un mondo più giusto, più ordinato, più tranquillo è nell'interesse direttamente nostro e ancora di più dei nostri figli.